Salve a tutti. Quest'oggi, come avevo detto, vorrei leggere alcuni brani di un'opera di Leopardi che sono i 111 pensieri, appunto, che è a sua volta una selezione di quelli che secondo Leopardi stesso erano i testi migliori, più valevoli a sua volta dello Zibaldone, che era un diario filosofico letterario che Leopardi cominciò già in gioventù, nel 20, e portò praticamente avanti tutta la vita. I pensieri vennero redatti invece tra il 35, 1835 e 1839, l'anno della morte, e dovrebbero essere appunto un tentativo di pensieri scelti dallo Zibaldone. Io ho letto tutta l'opera, ovviamente mi sono fatto una mia idea, e trovo come molti testi di Leopardi molto piacevole da leggere, e quindi invito tutti a leggerlo. Mi permetto qui di scegliere alcuni pensieri al volo, magari leggendolo in italiano contemporaneo invece che nell'italiano dell'Ottocento di Leopardi, non perché non sia piacevole l'italiano di Leopardi, ma perché magari una leggera opera di contemporaneizzazione può renderlo più apprezzabile da orecchie magari che non sono tanto abituate a leggere l'italiano dell'Ottocento. Leggo così senza un beneficio, una scaletta ben preparata. Pensiero 10. La maggior parte delle persone che noi imputiamo di educare i figli, sappiamo per certo di non essere a loro stessa volta state educate. E quindi dubitiamo, o non dubitiamo, dovremmo dubitare che essi possano dare quello che non hanno ricevuto, e cioè l'educazione. Il 12. Quello che con fatica, con sforzo e anche dopo molto tempo ha raggiunto un obiettivo, un bene, e se vede qualcun altro raggiungere lo stesso bene con facilità e velocemente, in effetti non perde nulla di quello che ha. Nonostante questo, trova la cosa ovviamente odiosissima, ed è una cosa naturale, perché nell'immaginazione il bene ottenuto perde di valore e diventa comune a chi per ottenerlo ha speso e impiegato molto poco. Per questa ragione l'operaio della parabola evangelica si duole con come l'ingiuria fatta a se stessa del fatto che il padre dia al figlio più illegittimo le stesse cose che aveva avuto lui, che aveva tanto si era tanto impegnato. L'altro esempio è che i frati di alcuni ordini hanno come usanza di trattare con ogni sorta di cattiveria, di asperità, severità i novizi, per timore che non giungano agiatamente a quello stato al quale essi sono giunti con difficoltà. Passiamo oltre. Il 14 dice per esempio che non sarebbe piccola infelicità di quelli che educano le persone, soprattutto i parenti, i genitori, se pensassero quello che per la parte è vero, e cioè che qualunque sia l'indole dei ragazzi e qualunque sia lo sforzo dato a cercare di renderli educati, migliori, morali, tra virgolette, nel momento in cui dovranno avere a che fare con il mondo, inevitabilmente dovranno poi diventare uomini di mondo, quindi un po', diciamo, non poi così ideali come si tenta di fare quando si educano le persone. Questo è il 14. Il 18. Io vidi in Firenze uno che trascinando come una fosse una bestia da tiro, come si usa colà, ovviamente parliamo dell'Ottocento fiorentino, un carro colmo di cose, andava con grandissima arroganza, gridando e comandando alle persone di fargli spazio. E mi parve un esempio di quello che fanno molti in giro per il mondo, che per orgoglio, insultando gli altri, per ragioni non dissimili, non diverse da quelle di tirare semplicemente un carro pieno di cianfrusaglie, non fanno altro appunto che chiedere spazio e scansare gli altri. Articolo 18 questo. Vabbè, il 19 è un po' lenghetto, però parla del fatto che ci sono persone che non riescono ad avere buoni rapporti con gli altri perché gli manca quello che poi Leopardi ancora non poteva sapere se non a livello empirico, che è appunto la capacità più o meno innata, più o meno anche creata dall'educazione, da certi tipi di esperienze sociali, ad avere a che fare con gli altri in maniera proficua. E qui nel 19, che è una pagina intera,
Leopardi dice che molte volte queste persone che non riescono ad avere grandi capacità di comunicazione con gli altri, o di saper fare, avere savoir-faire, come si dice, molte volte in realtà sono personalità comunque intelligenti, profonde, eccetera, ma che purtroppo non riuscendo a comunicare fuori questa loro capacità riescono male nel mondo, come dice Leopardi, e vengono anche considerati molto meno di quello che valgono. E probabilmente Leopardi sicuramente in parte parlava anche di se stesso. Il 20 sarebbe da leggere un'altra pagina intera, no, 2 pagine e mezza, che parla del fatto che ai tempi di Leopardi c'era la tendenza a scrivere molto, ognuno scriveva qualcosa. E beh, io credo che questo problema si sia anche ingrandito nell'Italia del XXI secolo. Vabbè, qui si parla un po' dell'ipocrisia. Ah, quello del 20, il 23esimo, quello che si dice comunemente, che la vita è una rappresentazione scenica, si verifica soprattutto in questo, che il mondo parla costantemente in un modo e agisce costantemente in un altro, cioè qui si parla di ipocrisia. Di questa commedia, siccome siamo tutti recitanti, perché lo sappiamo tutti che è così, può ingannare appunto questa commedia soltanto i bambini, perché gli adulti sanno già che questa è la situazione. Quindi sarebbe una cosa degna del nostro secolo, dice Leopardi, quella di rendere la vita finalmente un'azione non recitata, ma vera, per cui ognuno dicesse quello che pensa in sincerità, visto che tanto, dice Leopardi, la maggioranza di quelle cose che diciamo in società sono fondamentalmente ipocrite. Quindi dice praticamente potremmo chiamare le cose con il loro nome, ovviamente questo non è del tutto semplice a farsi. Il 25, nessuno è così completamente disingannato dal mondo, né lo conosce così bene, né tanto ha rabbia verso il mondo stesso, perché magari gli ha fatto del male, come capita spesso a chi più che meno, che d'un tratto, come dire, diventando soggetto di qualcosa di positivo dal mondo, di essere guardato dal mondo in maniera positiva, di avere qualcosa di positivo dal mondo, un momento di benignità da parte del mondo, di colpo non si senta comunque, nonostante tutta la sofferenza, riconciliato col mondo. Come così nessuno è conosciuto da noi così malvagio che salutandoci cortesemente non ci paia già un po' meno malvagio che prima. Queste due osservazioni vogliono dimostrare la debolezza dell'uomo, non a giustificare né i malvagi né il mondo. Al 29, nessuna professione è così sterile come quella delle lettere, Leopardi lo dice tante volte. Questa è una cosa invece che mi ha fatto riflettere, il 35, in alcuni luoghi, dice Leopardi, tra civili e barbari, come ad esempio Napoli, ovviamente per il periodo di cui parla lui, in cui ovviamente visse l'ultima parte della sua vita a Napoli, Leopardi, questi luoghi tra il civile e il barbaro, dice Leopardi, è osservabile più che altrove una cosa che in qualche modo si verifica in tutti i modi, cioè che l'uomo reputato senza soldi non è stimato che neanche quasi uomo. Però se viene stimato, se viene creduto benestante, ricco, è sempre in pericolo della vita. Da questa cosa, in questi luoghi, è necessario praticare diciamo, un'arte di quello di non dichiarare mai troppo, né verbalmente, né fisicamente, né in altro modo, qual è la propria situazione economica. Di modo che il pubblico non sappia mai se ti debba disprezzare o uccidere per rubarti il denaro. Trentasette. Nessuna qualità umana è più intollerabile nella vita ordinaria, né infatti è tollerata di meno che l'intolleranza.
41. Raramente l'uomo ha ragione di essere offeso di cose dette di lui quando lui non è presente in quel consesso e che in teoria non dovrebbero venire alle sue orecchie, ovviamente, perché vengono dette appunto in sua assenza. Questo perché non dovrebbe prendersela? Perché se vorrà esaminare se stesso, il proprio comportamento, scoprirà che lui stesso non c'è caro amico con cui non ha fatto la stessa cosa. Da un lato l'amor proprio è così grande in ogni persona che quasi sembra impossibile che una parola detta di noi fuori dalla nostra presenza non possa sembrarci ingiuriosa in tanti casi. Dall'altro è indicibile quanto la nostra usanza sia contraria al precetto, cioè se noi analizziamo noi stessi però tendiamo a accorgerci che siamo abbastanza giudici degli altri e quindi non dovremmo stupirci che gli altri siano giudici nostri. Ovviamente lo semplifico abbastanza, però è il 41. Altro sempre sulla maldicenza. Gran rimedio alla maldicenza, così come alle afflizioni d'animo, ai penne d'animo diremmo noi oggi, è il tempo. Se il mondo biasima qualche nostro modo di essere, buono o cattivo che sia, non bisogna altro che continuare ad averlo. Passato del tempo, la materia diventerà noiosa, detta, ridetta, e quindi anche i più malefici saranno stanchi di riparlarne e alla fine lo accetteranno come una cosa quasi normale di noi stessi. Nel 52 dice che nessuno dovrebbe pensare di aver imparato a vivere finché non ha imparato che qualunque promessa o parola scambiata con altre persone devono essere sempre considerate nient'altro che un vuoto suono senza nessun valore. Finché uno dà valore alla parola altrui, vuol dire che non ha ancora capito bene gli uomini. Il 42, questo qui, molto semplificato.